decreto passera, che viene chiamato passera bis, ha dato una serie di requisiti che o una SRL in generale, una SPA, quindi sia diciamo la tradizionale, o una società cooperativa e basta. Tra l'altro adesso c'è probabilmente ci sarà un rinvio alla Corte Costituzionale e anche di Giustizia Europea, perché si dice perché una società di persone non può vestirsi da startup, per capirci. Allora, succede questo: se io voglio costituire una startup, il primo parametro orientativo che mi fa capire se io potenzialmente, a prescindere dal fatto che sia una SRL, quindi anche se scelgo di essere SRL, è essere startup innovativa o a vocazione sociale, il mio oggetto sociale. La legge dice deve essere prevalentemente, e c'è stata un'innovazione, esclusivamente, e in seguito è stato detto prevalentemente, attività che può riguardare l'innovazione tecnologica, prodotti, che ne so, biotecnici, oppure comunque qualcosa che è legato. Prima parlava uno dei ragazzi di campeggi ecosostenibili, eccetera, quindi qualcosa che è legato comunque alle politiche ambientali di stampo e di matrice soprattutto comunitaria, cosa che per esempio io notaio non posso sindacare, perché magari arrivano e dicono: ma scusi dottore, ma in questo caso io ho questo oggetto sociale, posso essere una startup? Guardi, io sinceramente le posso fare un atto costitutivo di SRL con i suoi patti sociali che identificano la startup, però sinceramente sul grado di innovazione tecnologica che la fa diventare startup io non sono onnisciente, cioè glielo auguro, spero che insomma questo oggetto sociale venga poi al vaglio del registro imprese della Camera di Commercio considerato tale. Poi ci sono alcuni altri requisiti proprio enucleati da questo articolo, che è il 25 del decreto Passera, che dice per esempio occorre che vengano impiegati all'interno della società soggetti che hanno determinati titoli universitari, dottorandi di ricerca o dottori di ricerca, sia all'estero eccetera, quindi anche questo è uno dei parametri per cui essere startup. Questo in realtà è eventuale, perché basta averne alcuni in alternativa, quindi sono tutti enucleati, deve essere una società italiana, quindi vede, non si parla di SRL, non si parla di SPA, di cooperativa, ma potenzialmente di tutte e tre, che possono essere startup innovative, residenti in Italia o società comunque che hanno la sede principale dei loro affari in Italia. Nella compagine sociale, quindi i soci, criterio soggettivo, ci devono essere persone fisiche, la maggioranza persone fisiche, vanno calibrati i voti nell'assemblea ordinaria, soprattutto che quella diciamo generale degli azionisti o dei titolari di quota. Cos'altro? Poi ci sono dei rapporti che sono cambiati di percentuale nel tempo fra spesa che la società impegna, quindi soldi che escono per l'innovazione tecnologica. Per esempio, cioè, ci deve essere il 20% che poi si è abbassato fra, diciamo, non gli utili netti della società, però quello che io in bilancio utilizzo per promuovere l'innovazione, contatti frequenti con istituti universitari. Questi sono, diciamo, gli indici che possono far sì che una società venga inserita attraverso un modello, per essere molto tecnici, che è il modello S5, che si presenta al registro imprese, dove l'amministratore dice: Camera di Commercio, io ho tutti questi requisiti che il decreto Passera mi dice, quindi per esempio se io assumo lavoratori a tempo determinato posso protrarre questo periodo di assunzione a tempo determinato fino a 36 mesi e non 6 mesi, quindi non sto frodando lo Stato, non è un contratto a tempo indeterminato, oppure io ho l'amministratore remunerato, oppure il tecnico, il dottore, lo remunero all'interno della startup, ed essendo startup, anche se sono SRL, SPA o cooperativa, questo soggetto ha il vantaggio di non dover imputare alla sua base imponibile a fini IRPEF quello che viene nel periodo di, diciamo, in cui si è startup, viene percepito a livello di retribuzione in senso lato. Questo è proprio, diciamo, una sorta di confronto. Allora, questo requisito c'è nel decreto? Sì, questo c'è, quindi con presenza, alternatività di alcuni startup,